Si è tenuta ieri sera presso il Casale San Lorenzo la cena di fine campionato del Resuttana San Lorenzo, squadra nata dall'omonimo quartiere della città di Palermo, consolidatasi negli anni come vera e propria realtà nel panorama del calcio dilettantistico siciliano e che punta a rappresentare l'intera città come seconda squadra del capoluogo. Sì, questa è stata una cavalcata, la mia presidenza dura da 7 anni, siamo partiti dalla terza categoria, siamo arrivati in eccellenza, quest'anno abbiamo mantenuto l'eccellenza e siamo ufficialmente la seconda squadra della città, siamo onorati di questo, siamo davvero contenti e questa sera si festeggia insieme. Il nostro progetto anno prossimo è fare un bel campionato d'eccellenza, riconfermarci, fare ovviamente meglio di quest'anno e non so, vediamo poi a dicembre, poi si fanno un po' i conti e vediamo se possiamo fare altro. Sì, è stata sicuramente una lunga cavalcata che ha avuto, specialmente nella fase iniziale, momenti di difficoltà dovute a tanti aspetti, soprattutto un problema che abbiamo avuto nella fase iniziale sono stati gli infortuni. Però è stata una gran bella esperienza, è stato un motivo di crescita anche per me, sono stato fortunato perché ho trovato sia una società in primis seria che ci ha sempre creduto e mi ha supportato e sopportato in tutto questo periodo, e dei ragazzi meravigliosi, da chi ha iniziato a chi ha terminato la stagione, sono sempre stati ragazzi disponibili che mi hanno concesso e mi hanno dato la possibilità di poter lavorare, di infondere le mie idee mettendo un modo di lavorare anche diverso, quindi con purtroppo il rincorrere il risultato di settimana in settimana, però sono stati molto disponibili e quindi per questo li ringrazio anche pubblicamente. Abbiamo lavorato su noi stessi, il mister ci ha dato una grossa mano e non che il precedente non l'avesse fatto. Purtroppo quando le annate partono male poi devi dare per forza un cambio di rotta, poi tutti assieme abbiamo trovato l'amalgama giusta, abbiamo iniziato a crederci veramente e poi un po' l'esperienza, un po' la voglia dei ragazzini giovani, un po' la società che non ci ha mai abbandonati, è scattato qualcosa in noi e ripeto, sembrava impossibile, invece siamo riusciti a salvarci senza play-out, quindi credo che sia un traguardo meraviglioso e a oggi, ahimè, mi dispiace per le altre, ma possiamo dire con orgoglio di essere la seconda squadra di Palermo, della città di Palermo. Quali sono i progetti futuri di un presidente di una squadra di calcio che è diventata la seconda squadra in città? Allora, i progetti miei e dei miei soci sono ambiziosi, l'abbiamo sempre detto, non ci tiriamo indietro, stiamo lavorando su tanti progetti e ancora stiamo aspettando la notizia del campo, perché pur essendo la seconda squadra della città siamo una squadra che non ha un campo, si è appoggiata quest'anno alla Vanormus e anche l'anno scorso, vi voglio ringraziare ufficialmente perché ci hanno dato un grande sostegno. Il prossimo anno abbiamo qualche novità in cantiere, però ancora è presto per svelarla. Un occhio al mercato, ovviamente. Oggi si festeggia, oggi festeggiamo, da domani subito col direttore sportivo si inizia a parlare con il mister e con tutti quanti e si fa la squadra. Noi non vediamo l'ora, già ci manca, quindi vediamo dove torna in campo. Prendere anche una squadra in corsa ha delle difficoltà anche di conoscenza e non hai il tempo, perché ogni domenica devi preparare la partita, devi cercare anche di ottenere dei risultati. Nel girone di ritorno avreste conquistato i play-off? Sì, diciamo che se volevamo salvarci direttamente il percorso era quello. Eravamo tra virgolette obbligati a fare risultato quasi sempre. In qualche occasione magari abbiamo anche sbagliato, potevamo fare anche meglio e sarebbe potuto essere anche meno diciamo in bilico la salvezza fino alla fine, però alla luce dei risultati, per come è avvenuta, diciamo che le emozioni che abbiamo provato in questa maniera sarebbero state sicuramente inferiori a quelle che abbiamo provato. Punti di forza di questa squadra e dove bisognerà intervenire per il prossimo campionato di eccellenza?
Ma guarda, punti di forza, noi abbiamo fatto, diciamo, della nostra forza il gruppo e, diciamo, la voglia di volersi risollevare da una situazione difficoltosa. Il gruppo è stato quello, ma intendo, quando intendo gruppo non intendo soltanto il gruppo squadra, ma intendo proprio il gruppo di lavoro che ha fatto parte di questa stagione, perché tutti hanno fatto la propria parte, perché io sono del parere che quando un risultato arriva è perché tutti svolgono la propria parte. Qui sono stati tutti encomiabili da questo punto di vista, hanno fatto ognuno il proprio dovere. Questo alla fine ha pagato, ha dato la possibilità di ottenere questo risultato che in alcuni momenti della stagione sembrava veramente difficile, però poi, siccome noi siamo gente che non molla facilmente, abbiamo sempre lottato, ci abbiamo creduto, e io sinceramente, se devo essere sincero, io ci ho sempre creduto, sono sempre stato ottimista da questo punto di vista, e per me sarebbe stata una mezza sconfitta non raggiungere questo obiettivo della salvezza diretta. Per quello che sarà il futuro, ovviamente non dico che sia prematuro, perché ovviamente le cose bisogna prepararle e programmarle, però dobbiamo ancora parlare con la società, dobbiamo riunirci, quindi quando ci sarà un tavolo dove avremo modo di poter fare un po' un bilancio di quello che è stata la stagione, si programmerà anche per il futuro. Lei ha un trascorso da professionista, chiaramente, insomma, ha ricalcato campi eccezionali. Qual è il momento che ricorda con più affetto della sua carriera calcistica? Ma non ce n'è uno in particolare, credo che ci siano vari momenti. Ovviamente se dovessi pensare a due momenti, penso alla vittoria del campionato che ho fatto con il Latina o una finale che abbiamo fatto con i playoff quando giocavo nel Celano, che è stata inaspettata anche in quel caso. Siamo riusciti a dare testa a squadre più blasonate come Messina, Foggia, Trapani. Siamo riusciti ad arrivare in finale dei playoff, quindi magari da calciatore ricordo quelle situazioni lì, anche se ci sono stati momenti di partite apparentemente innocue, però poi il momento in cui si affrontavano davano un sapore diverso. Nel cuore rosanero. Ovviamente sì, io ho fatto il mio settore giovanile e l'ho iniziato alla Che Guevara nei Pulcini, poi ho fatto sempre il Palermo fino all'esordio con la Coppa Italia in C col Palermo, poi sono stato anche nell'ultimo anno quando il Palermo è andato per la prima volta, dopo 30 anni tornava in Serie A nel periodo di Guidolin, prima Baldini e poi Guidolin, quindi io sono di Palermo, ho fatto il settore giovanile nel Palermo, non può che essere la squadra del cuore. Capitano, un girone di ritorno che era da playoff, ma come avete fatto? Cioè, dove è scattato il meccanismo da un girone a 8 punti e arrivare poi a una salvezza che praticamente era impensabile? Ma io credo che il problema sia stato nel girone d'andata averne fatti solo 8, perché era inspiegabile che questa squadra, questo organico, questa società chiudesse veramente così male il girone d'andata. Tatticamente come siete stati messi in campo dal mister? No, il mister ha sempre portato avanti il suo 4-3-3 modificando gli interpreti, però poi ha lavorato molto, ha lavorato tantissimo su questo schema e chiunque sia stato chiamato in causa ha fatto sempre il suo dovere. Un'esperienza naturalmente che ti faceva guardare da dentro il campo in un modo diverso, perché chi ha l'esperienza alle spalle dirige, quindi capitano, dirige una squadra come se fosse l'allenatore in campo.
No, ad essere sincero, io essendo abbastanza focoso e la vivevo male, anche perché il doppio ruolo direttore, capitano e mi sento uomo famiglia di questa società mi faceva veramente soffrire nelle difficoltà. L'immediato futuro a 45 anni è inevitabile da chiedere. Diciamo che per me è strano dirlo perché non vorrei mai smettere di giocare, però ad essere sincero quest'annata è stata abbastanza pesante. Da novembre ho subito diversi infortuni, sono stato spesso in infermeria, devo dire anche grazie allo staff medico della mia società che mi ha sopportato, e quindi è giusto mettere la parola fine al calcio giocato e iniziare questa nuova avventura come veste di direttore, che già facevo l'anno scorso, però ripeto, quando sei in campo gestire la situazione fuori non è mai facile, quindi per me questo è il primo anno da direttore e spero di fare bene. Con questa dichiarazione, quindi l'ultima stagione fatta, io penso che la prossima sarà la peggiore in assoluto perché ti verrà da scendere in campo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi mai dire mai, magari mi faccio tesserare e all'improvviso qualcosa scatta in me, però sicuramente fuori si soffre. Il quarto d'ora classico. Il problema è che poi a me il quarto d'ora non mi basta, non mi accontento, quindi è meglio toglierlo sto quarto d'ora e dedicarsi totalmente al fuoricampo. Una stagione finita bene, con un girone di ritorno che poteva essere da playoff naturalmente. Ecco, qual è stato il momento più importante di questa stagione? Il momento più importante di questa stagione è quando abbiamo visto che potevamo essere pronti a risalire la china e con la squadra che avevamo, che diciamo era un po' spaesata visto dalla promozione, dalla categoria inferiore, non era abituata a questo tipo di gioco, e quando ci siamo ritrovati in questa situazione siamo dovuti correre ai ripari, purtroppo, ahimè, cambiando mister, perché abbiamo visto che la squadra, i giocatori c'erano ma non erano spronati forse al punto giusto, e quindi grazie al mister Giannusa che è intervenuto a metà stagione, dagli 8 punti che avevamo fatto nella girone di andata siamo riusciti al girone di ritorno a fare 24 punti che, come ha detto lei, sono punti che fanno le squadre che devono andare in alto. Questa è diventata la seconda squadra della città di Palermo, e allora bisogna guardare al futuro, come pensate di intervenire, anche se è un po' presto, però ormai il nuovo campionato di eccellenza è dietro le porte. Allora, è vero che noi siamo molto ambiziosi, la società è molto ambiziosa, tutti i dirigenti mirano in alto, però dobbiamo fare per prima cosa una programmazione interna, dobbiamo strutturare bene all'interno perché è da lì che secondo me parte tutto. La squadra è una conseguenza di quello che si può realizzare all'interno di una struttura ben costruita, e da lì sono le basi che possono veramente creare un futuro per questa società. Ci proveremo perché siamo tutti abbastanza innamorati di questa società. Ci metteremo anima e corpo, sicuramente il prossimo anno ci saranno delle sorprese per tutti e delle persone di spicco che si aggregheranno a questa società, che ci daranno una mano a farla crescere. Perché penso che tutti insieme, con un bel lavoro di squadra, come si dice nel vero senso della parola, possiamo costruire il futuro di questa società e mirare in alto. Un altro personaggio che conclude questa stagione di eccellenza di una società che è diventata la seconda squadra a Palermo. Che cosa pensi, visto che hai un passato, insomma, di tutto rispetto?
Intanto faccio un plauso alla società per quello che ha fatto, ai calciatori per quello che hanno raggiunto, perché era un risultato assolutamente quasi impossibile per qualcuno. E invece loro ci sono riusciti e sono stati veramente bravi. Il mister ha fatto quello che doveva fare, quindi un plauso a tutti. Sulla seconda squadra, Palermo è la quinta città d'Italia. E dopo il Palermo non c'è altro se non il Risuttana, quindi in quest'ottica deve esserci sicuramente un progetto che Palermo merita. Grazie alla tua esperienza, naturalmente a livello professionistico è chiaro che bisogna guardare alle sinergie, quindi aprire comunque dei rapporti con altre grandi società, perché questo diventi un satellite del professionismo, no? Secondo me una società come il Palermo e come il City assolutamente avrà l'obiettivo di avere, diciamo, una costola accanto, insomma, senza spostarsi, dove magari poter far crescere il vivaio. Oggi è l'eccellenza, dico un domani, ribadisco, Palermo è la quinta città d'Italia, è impensabile che non abbia, che abbia soltanto una società tra i professionisti. Facciamo un po' di storia, insomma, il tuo ricordo più bello, insomma, della tua carriera. Io ho fatto tutto l'arco Zamparini, quindi il Palermo dei 5 campioni del mondo, Dybala, Pastore, insomma, la buonanima del presidente ha dato al Palermo e ai palermitani una soddisfazione enorme per un lungo periodo. Poi la fortuna di incontrare in questi anni persone come Massara mi hanno dato la possibilità di anche crescere e andare a fare esperienze altrove. Per motivi familiari sono qua, ma Palermo è una delle città più belle d'Italia, se non del mondo, e ribadisco, calcisticamente non ci può essere soltanto il Palermo Calcio. La Fiandaca a fianco di una bella storia di questa squadra che è diventata la seconda in città dopo il Palermo, adesso c'è il Risuttana. Quanto è importante per un'azienda affiancare, e soprattutto nel caso vostro, affiancare lo spirito dello sport nell'ottica della salute, ovvio? Ovviamente, noi abbiamo sempre avuto un approccio, diciamo così, propositito e vicino sicuramente ai pazienti, vicino ai medici. Che, il nostro motto è sempre stato quello, che noi siamo figure che collaborano con i medici in maniera tale da poter praticare le migliori terapie. Difatti scegliamo sempre i migliori prodotti, quelli che sono più affidabili. E ho iniziato quest'anno ad accompagnare tutto il gruppo di dirigenti e la squadra in tutte le trasferte, anche per quanto riguarda le partite in casa, e mi sono trovato veramente molto molto bene con il gruppo di dirigenti. Sono tutte persone molto per bene, affidabile, e mi consenta, non è detto che sia la normalità in questo ambiente, e questo sicuramente mi ha dato forza e mi ha motivato a continuare a seguire il Risuttana. Nel vostro settore chiaramente è una soddisfazione aver accompagnato questa società, insomma, che ha conquistato intanto la permanenza in eccellenza. È importante oggi, grazie alle nuove tecnologie, supportare con le immagini, insomma, con la comunicazione. Come sapete, noi siamo un'azienda giovane che ama
progetti giovani. Questo è stato un progetto che noi abbiamo accolto subito in casa di Dissolution, perché fatto da ragazzi sani che hanno voglia di fare, hanno voglia di crescere. La comunicazione è importantissima nel nostro mestiere e loro la sanno fare bene. Siamo contenti del risultato che hanno raggiunto. Speriamo in qualcosa di più l'anno prossimo, anzi ne siamo certi, pure perché vogliamo continuare a accompagnarli in questo grande progetto. Che cosa c'è nel vostro immediato futuro? Insomma, quali sono gli obiettivi al di là dello sport, dei grandi eventi che state seguendo? Insomma, ne conosciamo parecchi, però che cosa c'è in prospettiva? Allora, la prospettiva della nostra azienda sicuramente è continuare a crescere in quest'isola, quindi comunque oggi posso dire rappresentiamo delle eccellenze, siamo, come detto già prima, un'azienda giovane, vogliamo continuare a crescere e dare opportunità ai ragazzi di rimanere in questa terra. Un partner importante per una squadra di calcio, perché la vostra azienda cura in modo particolare quale settore? Noi forniamo a questa bella realtà, abbiamo l'onore di offrire il servizio di radiodiagnostica. Ahimè, i giovani atleti si rivolgono a noi quando si fanno male, quindi diciamo, cerchiamo il modo di intervenire in maniera tempestiva e di renderli quantomeno subito pronti per ritornare in campo. Chiaramente ci ha fatto un grande piacere, noi siamo sponsor dal mese di dicembre, siamo stati veramente molto molto gratificati da assumere questo ruolo. È una bella realtà, è una società sana, è una società fatta da bella gente che ha sposato insomma il progetto dello sport come stile di vita, e questa è la cosa che più ci rincuora certamente. Cogliamo l'occasione naturalmente per lanciare un messaggio di prevenzione, no? Bisogna fare questi esami prima, non dopo. Assolutamente sì, la prevenzione oggi fa parte della vita e chiaramente ci sono tante tante malattie che possono essere diagnosticate con la prevenzione. Spesso non si ha il tempo da dedicare. Quello che possiamo dire è troviamo il tempo anche per noi in questa vita che ci avvolge come una voragine. Una stagione a fianco di questa società che ha ottenuto una importante conquista, quella di diventare anche seconda squadra della città di Palermo. Che cosa vi ha dato come partner? Allora, io ho conosciuto Gaetano un paio di mesi fa tramite una persona e sono stato lieto di far parte anch'io con la mia società, a far parte di questa società che si chiama Resuttana San Lorenzo. E ho visto che c'è veramente delle belle persone prima. Mi piace tutto l'ambiente, perché anch'io ho calcato i campi di calcio, perciò mi piace il mondo del calcio. Ed è una bella cosa perché è la seconda squadra della città e questo fa onore a chi fa parte di questa società, la Resuttana Calcio. Il vostro è un brand naturalmente conosciuto, che cosa dà partecipare a queste iniziative che poi hanno delle prospettive future alla vostra azienda e quali sono i servizi della vostra azienda? Allora, noi siamo la GS Impianti, concessionaria Maximum, noi praticamente trattiamo l'acqua con i nostri depuratori e mi fa piacere far parte anche del Resuttana Calcio, come le dicevo un attimino prima, perché c'è gente veramente molto seria e molto importante. Può essere la seconda squadra della città, mi sa che stiamo parlando di qualcosa di importante. Ci sono dei progetti importanti, mi diceva poco fa Gaetano, e sono felice di essere qui con loro. Presidente a vita naturalmente, ha scritto pagine di storia nel calcio, questa società la sta stimolando ancora una volta? Ti dico subito, perché sei stato un giocatore della Stella Maris, io ho il piacere di essere grande amico di Michele Loalbo, che è uno sportivo di razza. Sono andato a vedere la prima partita del Resuttana e mi sono entusiasmato soprattutto per la coesione, per l'impegno, per l'agonismo che questi ragazzi mettevano nelle partite, e giocavano anche del buon calcio. Devo dire che giocavano un calcio forse non adatto alla categoria,
perché l'allenatore di questa squadra è un allenatore che ha una mentalità ben diversa e faceva giocare questa squadra in una maniera tale che alcune volte erano in difficoltà dato il sistema di gioco che le altre squadre dicevano. Dico semplicemente questo, ma l'abbiamo accennato poc'anzi, il Resuttano ha una grande responsabilità e forse questi ragazzi ancora non lo sanno, ma è rimasta dopo il Palermo l'unica squadra della città di Palermo e soprattutto è una società che appartiene ai palermitani. Palermo purtroppo, da un certo punto di vista dico purtroppo, è ormai in mano ai fondi arabi, ai grossi gruppi. Questa è una squadra genuina, dove c'è un presidente entusiasta, una dirigenza entusiasta, Michele, che è il loro supporter, che ha una grande passione e anche una buona competenza. E io dico che questa società che si sta organizzando in maniera razionale, perché possibilmente avrà una sua struttura moderna dove si potrà portare avanti un certo tipo di programma. Io probabilmente non vedrò, data la mia età, quando arriverà in alto, ma sono convinto che questa squadra, che probabilmente potrà anche cambiare denominazione sociale da quello che ho sentito, potrebbe essere poi la seconda squadra di Palermo. Ricordiamo che tutte le grandi città come Roma, come Genova, come Milano, come Torino hanno delle squadre. A Palermo è ben difficile che questo avvenga. Tu ricorderai che ai tempi ci tentarono Renzo Barbera, che era una persona mitica, con la sua Juventina, ci tentò Dell'Utri con la Bacigalupo, ci tentò Salvatore Matta con la Stella Maris, mai nessuno è riuscito a creare questa seconda squadra. Io dico che questo, forse i tempi sono maturi, perché ripeto c'è anche un certo distacco di una certa parte della tifoseria rispetto a questa società, non rispetto al Palermo, per carità, che rimane nel cuore di tutti, ma il fatto che ci sia questa proprietà che man mano distacca sempre di più la città dalla squadra, probabilmente potrebbe essere uno dei motivi, eccetera. Questo è quello che io penso e mi auguro a Michele e a tutta la dirigenza.